Più intimità ancora vuoi? Ma va bene, dai. Allora, aspetta. Tanto che criticate questa maglietta, questa è la maglietta con cui Messi ha giocato la sua ultima partita Ma da Champions League con la Messi ha maglietta. la tua stessa taglia? Eh? Messi ha la tua stessa taglia? Ah, No, infatti se mi alzo è tipo un top. ok. Capito? È tipo un reggiseno. Allora, la bomba del Faina. L'Inter e il fondo PIF hanno firmato il MOU. Andrea, puoi andare a cercare MOU su Vado io, ma mi Google, uscirà, ma mi così uscirà almeno Mourinho. diamo una spiegazione dettagliata? Perché se volete ve la do io, ma sicuramente saranno. Grazie, Ah, intanto. ecco, l'ho trovato, l'ho trovato. Condividilo Si un chiama attimo. Memorandum of Understanding. Aspetta. Manfredi, Grazie intanto a Daniele spiegalo. Garrone che ha regalato due abbonamenti. Prima non volevo interrompere il discorso sull'economia, non l'ho ringraziato. Grazie mille, Dani, davvero. Ce l'hai, Manfred? Eccolo qui. Sì. Allora, ripeti un attimo, Dami, scusaci, eh. Allora, l'Inter. Allora, l'Inter e il fondo PIF hanno firmato il MOU, che per quelli bravi è un Memorandum of Understanding. Allora, è un documento giuridico che descrive un accordo bilaterale o più raramente multilaterale fra due o più parti. Esso esprime una convergenza di interesse fra le parti, indicando una comune linea di azione prestabilita. Ok, c'è la Piuttosto volontà che un. di andare a chiudere, e soprattutto se Damiano sa sta roba qua non è perché ha studiato legge, ma perché gli hanno detta, quindi qua c'è una No, fonte. io non sapevo manco che cosa No, ma volesse neanche noi, dire. quindi Il MOU. MOU, il MOU Quindi. non sapevo. Quindi la mia fonte dice che hanno raggiunto, ve lo leggo come mi arriva, hanno raggiunto un accordo completo e gli attuali proprietari non avranno alcun controllo sul club in futuro. Mamma mia, no, Che sia come dici tu, ferma, ferma, quindi questo. questo è un bombone perché proprio il mainstream, prima c'era Gresti, era l'ultima domanda che gli volevo fare, ma ho visto che poi questa è una grande bomba del Faina che ultimamente non ne ha sbagliata una. Attenzione perché le voci dal web alla carta stampata sono discordanti. Qualcuno, vorrei fare un riassunto da interista come Manu, dice che il mainstream, quindi la carta stampata che non ne parla, è stata silenziata perché il volere di chi sta comprando è quello. Altri dicono che invece questa cosa è un MOU, quindi è un'intesa, ma è lontana dall'idea di essere un contratto. Altri parlano di altri players, come dicono i Bagliazzi, quindi ci sarebbe stata all'epoca Gazprom, c'era Oracle, adesso ci sarebbero gli americani, però PIF c'è. Di certo la volontà di vendere. Tu sai qualcosa? Questa è una bomba clamorosa del Faina che condividerò perché comunque qualcuno ha fatto aperture come Barzagli o Pistocchi, poi sono tornati già oggi a rimangiarsi. Cioè, Ma sai c'è perché? una. Allora, ti Però dico. chiedo a Damiano, questa la condivido, anzi, guarda, faccio il mio primo short magari su YouTube su questa cosa. Ti chiedo, hai anche saputo i tempi? Cioè, come mai oggi. È questo che volevo chiarire, poi anzi, Manu, se mi chiedete qualcosa così faccio tutto un discorso. Sì, perché Fabio giustamente dice che non tutti si stanno sbilanciando, perché proprio poche ore fa Beppe Marotta è intervenuto in una radio Anch'io Sport, gli fanno ovviamente la domanda su questo e lui netto dice il futuro dell'Inter sarà sicuro con Suning. Ovviamente potrebbe essere dichiarazione di facciata Allora, per. Mano, io ti dico che da quello che mi hanno detto quando a me hanno nominato la parola MOU, a parte me la sono andata a leggere, ma ho chiesto Chiaro. anche alla fonte che cosa volesse dire. Diciamo che è un'intesa a larghe vedute, e poi però, qualora ci dovessero essere delle divergenze, ci sono alcuni valori vincolanti nei documenti. Io ti dico che questa persona è la stessa identica persona che a me ha detto di Ronaldo e di Lukaku. E voi Ok, sapete come è andata a finire poi. l'hai Quindi, detto prima. personalmente, io mi fido molto di questa Esclusiva, persona. lo dico a tutti i giornali, libero la chat, No, ragazzi. No, questa è una roba pazzesca, ragazzi. ragazzi, perché poi la Anch'io gente per te. parla del Faina. Fategli un applauso perché. No, vabbè, ma non ho No, preso bene, ragazzi. ma Non ho l'applauso preso sta bene. si Per le palle, mette ci un po'. vogliono le Bravissimo, palle, ci ok. Fai vogliono le l'applauso. palle. Sì, ma no, che significa? Un Manfredi applauso dice ci una va se cosa. va se va in Manfredi dice una porto. cosa sacrosanta. Io non voglio nessun applauso, io.
come mi arriva ve lo dico, e vi dico, e concludo, ragazzi, nel calciomercato, come tutti sanno, niente è certo fino a che non vediamo il PIF, che è dove bravissimo. Ma dove peggio ancora stare. Nell'alta finanza, questo livello qua, perché peggio poi bastano dei cavilli, perché non stiamo parlando di che cazzo ne so, la Salernitana che ha preso Ribéry, con tutto il rispetto. Però il fatto che ci sia questo documento, ragazzi, e siamo i primi a dirlo. Però volevo dire anche a Manfred, il dato per il quale mi sono abbattuto le mani per Damien. No, Fabio, secondo me hai toccato qualcosa nel microfono, perché si è sentito un tic e ti si è staccato. No, si è staccato, secondo me, proprio l'output del microfono fa, da qualche parte. Doveri. Ma intanto volevo dire che quello che dice Dani è fondato, secondo me, perché a me è arrivata la voce che effettivamente, vabbè, l'interesse di PIF c'era già dall'anno scorso, solo che poi Suning in realtà non si è accordato per quanto riguarda... Ma controlla se è vero. Voleva 800 milioni e tutto il resto, però adesso voleva 1 miliardo e voleva il progetto stadio. Siccome è stato approvato e siccome a quanto pare effettivamente verrà fatto, ci può stare che adesso le parti siano più vicine, quindi sicuramente, come dice... No, ma ragazzi, aspettate, voglio chiarire una cosa. Non ho detto che PIF ha comprato l'Inter. Adesso i titoli clickbait te li prendi anche tu, c'è già sopra, Faina in esclusiva, c'è Intesa con PIF. No, sono chiaro, ringraziando Dio le cose rimangono, poi ho i miei canali social per dire la verità, non questo per togliermi dalle responsabilità, ragazzi, io amo questo lavoro, lo sto facendo da poco. No, tu stai facendo informazione, tu ti sei messo con il MU, che io non sapevo cosa fosse, dicevo per quello che ho fatto un applauso, perché lui si è messo a fare, come anch'io sono andato in quella direzione, informazione. Grazie. Cioè, nel senso che c'è una fetta di gente, ma non lo sa anche voi, anche Andrea, che seguite poi il web, piuttosto, che ha detto è fatta da agosto, altri che hanno messo date, altri che hanno detto che non è vero nulla, poi c'è Marotta che, vabbè, ha detto che Spalletti era l'allenatore dell'anno prossimo, c'era già Conte che faceva la campagna acquisti, ha detto che Eriksen non lo stavano trattando, era già Milano che stava cambiando, però Marotta non fa testo, però Damiano ha messo... sta seguendo una cronologia, no? Cioè, ha parlato di questa cosa di Intesa, non ne ha mai parlato nessuno, perché io poi seguo tutto in questo campo, e quindi è questa la notizia, nel senso che tra i vari players evidentemente la sta spuntando PIF, che non vuol dire che PIF prende l'Inter, vuol dire che assolutamente. Cioè, aggiungo una cosa, Fabio, che mi dice lui in prima persona, come giudizio personale. Lui, dopo questa notizia che mi dà il consenso poi per darla, mi scrive: la trattativa non è delle più facili, sappi questo, Damiano. E io ti posso dire che quando la trattativa non è delle più facili, il MOU è un segno che la trattativa è difficile. Certo. Cioè, quando viene firmato un MOU, mi ha spiegato, perché ripeto, io nella mia ignoranza non so, dico vabbè, è firmato il MOU, è fatta. Ma ha detto: guarda, ti dico che per esperienza, quando viene attuato il MOU, è proprio sintomo che la trattativa non è delle più facili. Però chi tutela il MOU? Cioè, il MOU tutela chi? Nel senso, io e te firmiamo un MOU, no? Bravissimo. Tu mi vuoi prendere lo stereo? Aspetta, prima che diciamo cazzate, Manfred, riapri la cosa del MOU, riapri un attimo la cosa del MOU, so che ci hai aperto... Un po' meno rigido di un contratto, cioè non è quella cosa che tu ti vincoli, ok? Quindi lo puoi sciogliere, insomma... Ma esclude gli altri. Adesso siamo la vediamo. Vi leggo quello che lui mi dice. Vi leggo quello che lui mi dice testuale. Perché io gli faccio: che cos'è il MOU? E lui mi risponde: sono documenti precontrattuali e generalmente si riferiscono a un contratto futuro di cui si descrivono obiettivi e caratteristiche, rinviando e condizionando espressamente l'eventuale sottoscrizione al raggiungimento di un accordo su ulteriori dettagli. È palese che non è frutto del sacco di Damiano, ragazzi, io ci credo. No, però anche se c'è potere contrattuale, in quel caso è una, cioè, sarebbe molto più avanti la trattativa, se no è una... No, lui mi dice secondo sì, questa persona, Suning non avrà nessun potere poi sull'Inter. Ah, ok. Però è una sua opinione.
Ok. Quello che c'è di certo è che questa persona mi dice che è stato firmato questo MOU. Perfetto. Punto. No, ma poi raga, chiunque abbia venduto un bar a un altro, cioè una qualsiasi tipo di attività, anche piccola, sa che ci sono milioni di miliardi, che vuol dire che magari, Andrea, ti chiudono la strada. Due anni fa ho venduto la mia Smart. Ma non è un'attività, cioè l'attività è ancora più complicato. Per farti capire, sono uno di tre persone e le prime due che sono venute mi hanno detto domani te faccio il bonifico. Sono sparite. No, ma io c'è la Smart da 6.000 euro. Tu e loro, giustamente. Ma quei locali, che secondo me un locale è un po' più simile, comunque un'attività a una squadra, anche se stiamo parlando in macro, ma vuol dire vince, arriva della gente, ti danno il permesso per la distesa, ti arriva, sì, inizia a andarti, ti esplode la serata, inizia a andare di moda, che può essere anche un piatto. Immaginatevi nel macro di quello che è poi una squadra di calcio, quindi... prendiamole con le pinze, però se c'è questa cosa qua, domani verrà battuta dai giornali, e quando lo batteranno, già li vedo, ricordate, scriveteglielo nei commenti da dove arriva. Comunque, grazie Dami, un altro applauso per favore, un altro applauso, anche perché dai valore a Twitch. Dai valore a Twitch. Vedi che a non parlare di politica ti salvi, ti salvi. Facciamo l'ultimo passo, poi mi taccio e vado a fare il pranzo, che non ho ancora pranzato. Ti volevo chiedere, se sei in contatto, Dani, chiedigli se il MOU, che io chiaramente non conoscevo, se il MOU è prima o dopo, quindi propedeutico, pre o post, la famosa due diligence, cioè io faccio un contratto con te per poi andare a vedere nei tuoi conti quanto spendi per la carta igienica, quanto spendi per Interello, oppure ho già visto un po' i tuoi conti. Ma l'hanno fatto l'anno scorso, Fabio. Esatto, è per quello che lo chiedo al Damiano e al suo amico che è esperto, nel senso che l'hanno fatto BC Partner, è andata a rovistare i conti. Lo chiedo, Fabio. A un certo punto va e torna da Suni e gli dice: Ciccio, guarda che tu non vali 800, ma ne vali, puta caso, 700. Certo. E lì la trattativa è saltata. Aspetta, quindi, abbiamo un audio, scusami Fabio. No, abbiamo un audio. No, prima o dopo, scusa. Abbiamo un audio che ci hanno mandato. Attaccata al cazzo, coso. Ah no, scusate, ho sbagliato. Questo dovremmo metterlo ogni volta che qualcuno fa la sub. Harry, c'hai novità su DAZN? No. Sì, il ministro Giorgetti ha convocato al MISE i vertici di DAZN per fare chiarezza. No, ce l'abbiamo fatta, finalmente a tutela dei consumatori, anche sulle ultime decisioni dell'azienda che sostiene i diritti TV del calcio Serie A. Ha invitato i rappresentanti della DAZN martedì prossimo, 16 novembre alle ore 15. Era. Andiamo pure noi, andiamo là sotto pure noi. Ma sto a Milano. No. Tu qua non ce la fa fare della protesta. Sei veramente un comunista, come se la scendere in piazza ci vai. Allora, guarda, ma io, Manfred, ma guarda che non fa più ridere Manfredi come gag. No, non fa più ridere. Cioè, veramente. No, ma era interessantissima discussione. Non su, fa più su, ridere, Manfredi. Su Pif, queste cose qua, io mi sono un attimo... Invidioso! Era molto comico, interessante. Sì. Ma a Tele Lombardia ne avete parlato? Manfred, guarda che questa cosa, anch'io sono dubbioso, ma guarda che se questi sbarcano, cioè qui non si tratta, qui si muoverà il governo, non sto scherzando, perché sai, questi qua comunque vengono a rifarsi il trucco, no? È un'operazione, come diceva Pistocchi, di la chiamata soft, insomma, è entrare nel mondo business attraverso l'entertainment, no? Quindi entrare, cioè io Arabia sì, Saudita... Fabio, però... io ti consiglio di mantenere, perché secondo me purtroppo, come parlavamo però con venerdì scorso, con penso l'Audisa di Gazzetta... Comunque vi devo salutare io però, ragazzi. Ciao Dami, grazie mille. Col giornalista di Gazzetta, secondo me non gli conviene. Cioè hanno fatto sto accordo qua, ma è difficile, eh. Però Andre, l'anno scorso c'era lo stesso l'interesse. Penso come Andrea, però io poi vai mano, poi diciamo la nostra, perché io ce l'ho la mia posizione. Ma puoi entrare lo stadio? Che alle 22 inizia la nuova diretta, ma intanto mi sa che abbiamo deciso di farla prolungata. Quindi dai, chiudiamo velocemente. Fabio Emanuela. Non ci sarà pausa, continuate fino alle 22. Allora dico l'ultima, vi saluto, poi ascolto Mara. Sullo stadio, e dico anche lo stadio.
Non fatevi impapocchiare da quello che è uscito, è la montagna che ha partorito la cacca del topolino, ok? Perché firmare tre fogli dove c'è scritto se fai lo stadio San Siro è così, ok? Grazie no. Maestro. Com'è la metafora? Quello che è uscito da quel sindaco è il nulla. Ma qual è la metafora, prima Fabio? Carta che tu firmi se vuoi andare, ok, quindi... Non c'è nulla, e poi la prima pietra la mettiamo nel 2027. Hanno rimandato post giunta, post Olimpiadi. Io, la mia posizione su PIF è che, da quello che io so, dalle fonti, da gente che lavora anche all'Inter, e posso dirlo, non sanno. Ma qual è la caption che hai detto? È la montagna che partorisce la cacca del topolino? Sì, neanche il topolino. Sì, cioè, virgola, sì, la montagna che partorisce il topolino, sai, oh, sono stato in comune, quindi dietro l'ok del comune c'è un colosso, era tutto fermo, arriva Piffo, arriva Gasprone e dice no, la Inter la comprerò io, vai avanti con lo stadio, sembra che le ruspe siano partite per costruire lo stadio, poi leggi e sono tre cose, lo so perché io lavoro come età consiglio comunale, sono tre cagate, cioè se fai lo stadio, il PGT, quindi il programma legato a tutta la costruzione della zona, il verde così, cioè, sono magari Fabio a Piff non interessa dello stadio costruito e che sia già tutto, magari a lui interessa il progetto, interessa che sia concreto e penso che magari lo possa diventare nel breve tempo possibile e quindi avrà avuto garanzie su questo per firmare il MOU. Io credo che ci sia una battaglia, Manu, e se viene Milano vai a fare un'incursione, tu che sei intelligente, ardita, e vai in comune. Vai in comune, ti do io dei numeri, vai tu. Secondo me, l'obiettivo del comune che ha in mano San Siro è affittarlo alle squadre, ristrutturarlo, fare altri eventi e incassare dal concetto di Bruce Springsteen come da Milan e Inter. Infatti, Sala vuole fare quello, è suo. È come se, tu hai San Siro, gli altri vogliono fare un nuovo stadio e gli metti il bastone tra le ruote. Certo, non ha interesse. Fabio, se stai con Milano, non ce l'ha. Li porti al comune se stai con Milano? Sì, sì, io sono di casa. Lo dico su. Fabio, certo, Fabio, chiudite la live dicendoci cosa pensi del comune, non di Milano, in generale, ma telegrafico, E noi ci vediamo stasera alle 22. Mettiamoci in comune. Ciao ragazzi, ciao, ci vediamo stasera alle 22.